Hello children, welcome back, bentornati. Per la seconda parte, per il secondo video, ci serve il libro Super Wow. Prendete il vostro libro e aprite la pagina 28 e 29. Sono due pagine che già avete fatto. Le riguardiamo velocemente insieme, ma soprattutto le ascoltiamo insieme. Listen and read. Leggiamo una storia raccontata dalla nostra amica Mia. Unit 3. Wild Animals. Page 28. Listen and read. Hello again. I love wild animals. And you? Here is a map of the famous London Zoo. There are hundreds of animal species from all over the world here. Look at this giraffe. It's very tall. Where is it from? It's from Africa. Look at Ellie and her mother. Ellie is a baby elephant. They are from Africa. I love elephants. And you? Here are my favorite animals. Penguins. They're funny. What about you? What's your favorite animal? Okay. What about you? What's your favorite animal? Okay. Let's go on, andiamo avanti. Avete già fatto questo esercizio, molti di voi l'ho anche corretto, sono fatti bene, quindi non dobbiamo rifarlo ora. Andiamo soltanto a riascoltare i nomi degli animali per ricordarceli meglio. Page 29. Listen and repeat. Elephant. Giraffe. Zebra. Monkey. Lion. Crocodile. Hippo. Snake. Ok, molto bene. Non facciamo listen and number perché lo avete già fatto voi e lo avete fatto bene. Ci serviva soltanto per rinfrescare un pochino l'orecchio ai nomi degli animali in inglese. Andiamo alla pagina nuova. Questa è una pagina nuova che non avete fatto da soli e che facciamo oggi insieme. Andremo ad imparare alcuni i nomi di alcune parti degli animali. Scusate, prendo l'evidenziatore. Sono questi i nomi che andremo ad imparare. Ora ascoltate e ripetete. Fermo l'ascolto un po' alla volta. Così avete più tempo per ripetere. Page 30. Listen and repeat. 1. Paws. 2. Horns. 3. Neck. 4. Fingers. 5. Stripes. 6. Tail. 7. Trunk. 8. Tusks. Ok, molto bene. Non ho fermato
le paroline perché ve le stavo ad indicare. Le più difficili forse sono paws, che corrispondono alle zampe, trunk, la proboscite, e tusks, le zanne. Gli altri dovremo già conoscerli. Ora, ognuno sul proprio libro, fate l'esercizio numero 7. Complete. Fate attenzione, scusate, ve lo faccio vedere prima di iniziare. It's got a trunk. It's, questo it's, è la forma abbreviata di it has got, quindi di lui ha una proboscide. It's, questo secondo it's, invece è l'abbreviazione di it is, lui è un elefante. Fate attenzione, ve lo faccio rivedere di nuovo, prendo un altro colore. Il primo it's è la forma abbreviata di it, scusate, vediamo se riesco, se riusciamo a scriverlo, forse con questo si riesce, un pochino più piccolino. La prima è la forma abbreviata di it, lui, has, questa è una A, eh? Has got. Il secondo, it's, questo qua invece, è la forma abbreviata di it is, lui è. Quindi, nella prima linea ci viene detto cosa questo animale ha. Nella seconda linea ci viene detto di scrivere quale animale è. Altra cosa a cui fare attenzione. Qui, alla frase numero 3, alla frase numero 4, alla frase numero 5, alla frase numero 6, bisogna aggiungere anche l'articolo. Fate attenzione a vedere se bisogna aggiungere l'articolo N con la N oppure A senza la N. Data questa spiegazione, prendetevi il tempo che avete bisogno, mettete in pausa il video e fate l'esercizio. Quando avrete finito l'esercizio numero 7, potete fare anche l'esercizio numero 8. Andiamo ora ad ascoltare insieme l'esercizio numero 9. Apriamo bene le orecchie per cercare di sentire tutte le paroline mancanti e metterle nel posto giusto. Voi potete sentirlo, fermarlo e riascoltarlo un'altra volta, se non riuscite a prendere tutte le parole al primo colpo. Partiamo. Page 31. Listen and check. My favorite animal is the elephant. It lives in Africa and India. It's big and gray. It's got a long trunk, two long tusks, and two big ears. It's got a long tail too. Ok, se non siete riusciti a capire tutto, mettete il video un pochino indietro e ascoltatelo una seconda volta. Io non lo posso fare, altrimenti il video viene troppo grande e non lo possiamo caricare su YouTube. Andiamo avanti. Andiamo ad imparare in questa pagina dei nuovi verbi. Ve li leggo io. Fly, volare, climb, arrampicarsi, crawl,
strisciare, swim, nuotare, run, correre, jump, saltare. Provate ora a completare l'esercizio numero 12. Ben fatto, andiamo alla pagina 35 . Scusate, aggiungo una cosa. Voi, io non lo metto ora all'audio perché ho paura che ci occupa troppo spazio. Voi però su il vostro libro, se avete il CD, potete anche sentire l'audio numero 36 e l'audio numero 37. Insieme andiamo a guardare la pagina 33 e andiamo ad ascoltare l'audio. Attenzione, perché qui usiamo il verbo can, ma in forma negativa, ossia I. Scusate, prendo questo. I can't walk. Io non posso camminare. Bisognerà ascoltare e mettere il verbo corretto nel giusto spazio in base a quello che i nostri animali qui nel disegno non sanno fare. Page 33. Listen and check. 1. I can't walk. 2. I can't climb. 3. I can't jump. 4. I can't swim. 5. I can't run. Ok. Very good. Come prima, se non avete fatto in tempo, non vi preoccupate. Mettete in pausa il video, tornate un pochino indietro, ascoltatelo una seconda volta e completate l'esercizio. Quando avete fatto l'esercizio, potete draw a funny picture and write. Disegnare una figura divertente e scrivere sotto cosa avete disegnato o cosa non sa fare quello che avrete disegnato. Questo è libero, fatelo voi. Per casa, ognuno con i suoi tempi, vi lascio da fare l'esercizio di pagina 34 e siccome durante le vacanze di Pasqua non vi darò altri compiti, così avete tempo e modo di ripassare tutto quello fatto finora, potete fare la pagina 14, 15, 16 e 17 sul libro Super Wow, sul workbook, scusate, non mi veniva il nome. Con questo abbiamo finito, vi saluto, vi auguro buona Pasqua e buone feste, see you soon, bye bye. Ci vediamo presto. Ciao ciao!